miei. Per questa nuova puntata dei Mafia Games vi voglio presentare un gioco che ha a cuore un film che è un classico, Il Padrino. Il titolo che vi voglio far vedere potrebbe sembrarvi una schifezza, ma in realtà è un capolavoro. Tutti voi avrete visto la trilogia del Padrino, quella serie di film che ha a cuore appunto le organizzazioni mafiose che sono state raccontate in modo molto accurato. Ebbene, se quella trilogia di film ha avuto grande successo nei cinema, di videogame dedicati a ciò, beh, era lecito aspettarseli. Noi vedremo un titolo che è stato rilasciato appunto nel marzo 2006, che si chiama appunto Il Padrino. Dovremmo ovviamente vedere la storia, che non ha niente a che vedere con quella dei film. Tutto comincia nel 1936, in cui Johnny Trapani, che gestisce un panificio nella piccola Italy di New York, viene purtroppo ucciso da Don Barrese, da alcuni suoi uomini e anche sua moglie. Soltanto suo figlio rimane vivo e, visto che è accecato dalla rabbia, vuole vendicarsi, ma Don Vito Corleone, che abbiamo conosciuto nei precedenti film, gli promette che un giorno, quando sarà grande, potrà fare la sua vendetta. Infatti tutto ciò si sposterà nel 1945. Ma non vi voglio dire la storia, non tutta, soltanto che è proprio degna del film della serie Il Padrino. Vediamo invece il titolo in sé, vediamo per prima la grafica. Sul lato visivo com'è il gioco? Diciamo che ha una grafica di primo ordine, molto curata nei dettagli, ogni ambientazione è proprio ben riprodotta, siamo in una New York tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50, e diciamo sono ben riprodotte le location, con ottimi effetti di luce e ombra, certo degni di Mafia 2. E però, per quanto riguarda i veicoli, ci sono purtroppo dei veicoli che sono certamente ispirati ad automobili vere rilasciate in quegli anni, ma ci sono soltanto 5 veicoli: un carro funebre, un'auto da gangster e un'ambulanza, e altri due che non mi ricordo. Ma ce ne sono altri due che purtroppo non sono neanche guidabili. Ma comunque, non è che sono brutti, sono carini da vedere. Don Corleone wants me to act like I'm unhappy here and make peace with Salazzo so I can get on the inside. We're going to Midtown and you're driving. Poi, per quanto riguarda la parte audio, è stato bene rifatto. Abbiamo effetti sonori tutti proprio da atmosfera anni 40, primi anni 50, che non stona per niente in questo videogame. Però abbiamo delle musiche che certo non sono degne di Mafia 2, ma sono tutte molto orecchiabili e vanno bene per questo gioco, che aggiungono un ottimo tocco di realismo. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, qual è lo scopo del padrino? Il nostro scopo è quello di guidare uno dei nostri picciotti ad andare in giro per vari negozi a farsi pagare il pizzo, ovviamente, per certamente appropriarsi di una buona parte di racket, ovviamente. Solo che le missioni non è che sono molto semplici, sono anche abbastanza difficili, per il semplice fatto perché abbiamo anche gang rivali che ci romperanno parecchio le scatole. Ma dovete tenere presente che, oltre ad avere la modalità free roaming in questo gioco, che è proprio bene implementata, in pratica possiamo esplorare tutta la città quanto ci pare, dobbiamo anche certamente fare delle missioni minori di poca importanza per guadagnare soldi
e anche, ovviamente, guidare i veicoli, che sono purtroppo solo 5. E sapete come ce ne sono così pochi? Per il semplice fatto perché hanno puntato troppo sul lato visivo del gioco, che ha bisogno di requisiti molto elevati. È per questo che su computer il gioco ha dei veicoli molto poveri e addirittura difficili da guidare. Un po' forse perché non hanno ben implementato il sistema di guida, ma forse anche perché hanno voluto cercare di renderlo più reale possibile. Poi un'altra cosa molto importante è anche i momenti di azione in cui dovremo essere a piedi armati. Non è che è facile farli, è abbastanza difficile. Quindi che dire ragazzi, nonostante questo gioco sia pieno di imperfezioni, è abbastanza buono. Ma se volete provarlo su computer, dovete avere un computer abbastanza elevato di potenza, un computer che sia almeno non più di 2 anni. Ma se volete potete prenderlo anche per PlayStation 2, Nintendo Wii, PlayStation Portable, per la 360 e PlayStation 3. Tra l'altro le versioni per 360 e PlayStation 3 portano dei notevoli miglioramenti. Beh, con questo è tutto, vi aspetto al prossimo cari amici. Ciao ciao! Solo amor per te.